Ma bene, dai, stiamo controllando un po' la situazione, abbiamo un buon margine adesso, dietro ho visto che stanno abbastanza battagliando per il secondo posto. Per adesso tutto bene, dobbiamo continuare con questo passo, non stiamo prendendo assolutamente rischi e vediamo poi cosa succede. Ma è andato abbastanza bene, abbiamo avuto solo qualche problema sull'ultima prova di surriscaldamento delle gomme e quindi scivolava molto la macchina. Abbiamo fatto dei discreti tempi, anche se il terzo re ci sta recuperando un po' di secondi. Vedremo poi il prossimo giro cosa succede. Ma è andato abbastanza bene. Comunque ho faticato un po' perché non capivo dove teneva l'asfalto un po' di più, un po' di meno, perché ci scivola tanto, però nell'insieme abbastanza bene, quindi sono contento. Ma direi bene, noi siamo terzi, dobbiamo controllare la posizione in ottica campionato. Direi che il primo di R3 Vescovi ha un passo decisamente alto, Bettini che dalla zona va forte, quindi noi dobbiamo pensare a mantenere la nostra posizione. Prima prova molto scivolosa, la seconda molto bene, abbiamo fatto il secondo tempo e sulla terza va bene comunque, insomma noi stiamo controllando, non dobbiamo esagerare, non dobbiamo commettere errori, quindi va bene. Bene, beh, queste erano le prove dove c'era da fare attenzione perché scivolano molto, però tutto sommato devo dire che è andata bene, abbiamo mantenuto la posizione, sto pian pianino staccando il quinto, sempre di più, adesso vedremo di fare la stessa cosa che abbiamo fatto fino adesso. Le prime tre prove è stata abbastanza dura per noi perché è la prima volta che veniamo sull'isola, l'asfalto è completamente differente da dove siamo abituati, insomma, molto scivoloso, cercare di fare degli assetti un po' particolari, ma comunque molto molto difficile, insomma, ecco. Speriamo di arrivare in fondo, l'importante adesso è quello. Molto bene, molto abbottonati ieri sera perché era molto insidioso. E stamattina un po' più semplice, anche se comunque cerchiamo di tenerci del margine, e adesso vediamo se riusciamo ad amministrare un po' il vantaggio. No, per ora sta andando bene, diciamo, a parte che siamo primi, abbiamo un minuto e mezzo e quindi facciamo delle regolazioni, degli esperimenti sulla macchina, perché per me è totalmente nuova, vedo tempi escano uguali, quindi per ora continuiamo così. Purtroppo da un po' che siamo fermi e si vede, non riusciamo a entrare nel ritmo gara, comunque adesso speriamo nelle altre prove di trovare più confidenza sia con la macchina che con la naviga.